ridicolo, una vittoria. Sentiamo Franco De Felice, è proprio così? E in effetti a Cesena si è respirato un clima di vacanza. Vediamo la partita, primo tempo, prima azione del Taranto. Camolese in azione, tiro e traversa. Poi il Taranto passa, c'è questo tiro di Hübner, respinta di Simoni. Questo è il vantaggio del Taranto. Lorenzo che anticipa Josic e Fontana ed è 1-0 per il Taranto. Ancora Hübner, respinge il portiere del Taranto Simoni, sempre Hübner il più pericoloso attaccante del Cesena e sempre Simoni che gli nega la gioia, la soddisfazione del gol. Azione pericolosa per il Taranto, è ancora il Taranto in attacco e vediamo Esposito, Palombella su 7 ed è gol 2-0 per il Taranto, una vittoria insperata, non prevista e comunque partita piacevole anche se il clima di vacanza che si respirava qui a Cesena era più che evidente. La sconfitta forse più che agli altri è dispiaciuta a Zelio Vicini dopo una striscia positiva di 12 risultati utili consecutivi e con le due sconfitte nelle ultime. Un Cesena senza motivazioni è uscito sconfitto dal proprio campo, trafitto da un orgoglioso Taranto che al 35esimo va vicino al gol con Camolese che colpisce la traversa. Pugliesi passano al 41esimo, cross di Murelli, Čosić manca l'anticipo e Lorenzo infila Fontana. Timida reazione, 2 minuti dopo, da parte di Hübner che impegna Simoni a terra. Nel secondo tempo il Cesena si rifà minaccioso al 32esimo, ancora Hübner ma Simoni chiude su di lui deviando in corner. Grossa occasione al 41esimo, Hübner salta bene ma Murelli salva in angolo. Il Taranto chiude la partita al 46esimo, triangolo tra Bertuccelli e Esposito, appena entrato, che spedisce il pallone nel 7. Al termine, malgrado la sconfitta, i tifosi romagnoli si sono stretti attorno a Vicini che lascia la panchina bianconera. E finisce questa esperienza che ho vissuto molto intensamente. Sì, finisce con mia soddisfazione nonostante la sconfitta di oggi che non mi piace. Alla fine, nonostante la sconfitta, i tifosi hanno festeggiato ugualmente. Ciambella, Albana Dolce, Sangiovese a volontà e auguri alla squadra con la salvezza in tasca da settimane e ad Azelio Vicini, si sapeva che avrebbe lasciato, i cui 100 giorni in terra di Romagna difficilmente verranno dimenticati. E finisce questa esperienza che ho vissuto molto intensamente, sì, finisce con mia soddisfazione nonostante la sconfitta di oggi che non mi piace. Una partita che non aveva più nulla da dire e che ha vinto la squadra che forse aveva un po' più di rabbia in corpo per la retrocessione. Taranto pericoloso al 40esimo del primo tempo con Camolese che colpisce la traversa della porta di Fontana. Taranto in vantaggio un minuto dopo con Lorenzo, lesto a raccogliere un invito del terzino Murelli e ad anticipare il libero cesenate Josic. Il Cesena si fa vivo con Hübner verso la fine del primo tempo. Hübner si ripete al 33esimo della ripresa. Dribbling e tiro. Il portiere del Taranto, Simoni, respinge. Ancora Hübner al 41esimo. Simoni è battuto, ma sulla linea salva Murelli. 46esimo, il Taranto raddoppia. Bertuccelli ad Esposito, la difesa cesenate con la testa forse è già al mare, ed è la rete del 2-0. Il Taranto vince, ma non festeggia. È festa invece per il Cesena. Si parla dell'arrivo di Bolchi al posto di Vicini. Ma Vicini dove andrà? Alla Fiorentina?